Il presidente di una regione del Mezzogiorno, la Puglia. Noi in Sardegna abbiamo una vertenza aperta con il governo, prima con Berlusconi, adesso con il governo Monti. È forse il caso di avere maggiore attenzione per il sud dell'Italia? Dobbiamo forse unirci in una vertenza a Mezzogiorno? Ma si è vista poco la vertenza della Sardegna ai tempi del governo Berlusconi, mi pare che si è vista molta fiction. Credo che la Sardegna di questa classe dirigente ha consentito che l'intero apparato industriale fosse raso al suolo. Penso che questa classe dirigente debba rispondere della incapacità di mettere in campo una politica per il lavoro, per lo sviluppo, per il turismo, per l'agroalimentare. Penso che ci sono state molte chiacchiere, molti spot propagandistici. La Sardegna oggi è una delle regioni che ha la percentuale più elevata di disoccupazione d'Italia. E quando si arriva al 20% di disoccupazione, negli indici già così edulcorati dell'Istat, per una regione che ha un apparato, diciamo, debole economico, vuol dire che siamo veramente a un livello di povertà che sta diventando assediante, che sta diventando asfissiante. La Sardegna oggi è una regione che deve affrontare nodi di fondo nel rapporto con l'Italia, con l'Europa. È stata lungamente ingannata e speriamo che gli inganni che hanno fatto della Sardegna il retrobottega del film, diciamo, della cattiva cinematografia di Burlesque, possa punire quella destra, quella sarda e quella italiana. La vittoria del centrosinistra nelle amministrative, così come a livello nazionale, nell'immagine della foto di Vasto? No, il centrosinistra intanto speriamo che nasca, perché nasce, c'è ad Alghero, c'è nelle elezioni amministrative, non c'è in Italia. Forse avremmo potuto avere un risultato migliore alle amministrative se ci fosse stata una proposta nazionale di centrosinistra, perché in queste amministrative il centrodestra è tracollato, il centrosinistra non ha avuto il decollo che poteva avere, forse perché bisogna che tutti quanti mettiamo in piedi una idea di speranza per questo paese. Sente un po' il leader di questa speranza? Io penso che deve essere leader l'idea della giustizia sociale, l'idea della lotta contro la precarietà. Dobbiamo essere tutti leader. Il popolo dei precari si deve sentire leader di un progetto di cambiamento. Scusi, a proposito dell'ambiente, per Alghero, visto che è una città turistica anche con un meraviglioso territorio attorno, che si discute molto del piano urbanistico comunale, delle possibili nuove colate di cemento qua e là, lei anche in un quadro della regione Sardegna, cosa dice circa, insomma, che tipo di investimenti, che tipo di salvaguardie? Ma devo dire che ho visto una quantità di cartelli vendesi arrivando fino qui all'area del comizio che ho avuto già uno spaccato di quanto l'idea che lo sviluppo economico debba fondarsi sul cemento, di quanto sia velleitaria e anche demenziale. La verità è che noi, diciamo, in tutta Italia, compresa la Sardegna, abbiamo un patrimonio di edilizia, di costruito, disabitato, che è gigantesco. Il 40% del patrimonio costruito non è abitato o è in condizioni di degrado. Allora basta con la crescita delle città, bisogna riqualificare le periferie, riqualificare le città. Credo che non è possibile immaginare che, come era nella vecchia fiaba della rana che voleva rassomigliare al bue, le nostre città debbano continuare a gonfiarsi fino ad esplodere. C'è bisogno di portare i servizi, l'efficientamento energetico, l'efficientamento idrico, il social housing, il verde, gli asili nido nei quartieri già costruiti, e bisogna riqualificare e riusare il patrimonio che rischia di andare in degrado. In un'intervista a Saraggius lei ha affermato che c'è il rischio di un'esplosione della crisi democratica. Può spiegare un po' questo? Ma diciamo che quando la disoccupazione raggiunge in tutta Europa, in tanta parte d'Europa, i livelli che ha oggi, e in Italia le regioni del nord stanno superando il 10% di disoccupazione, quindi torna anche al nord la disoccupazione a due cifre. E la disoccupazione è in un contesto di recessione economica, diciamo, che si sta aggravando di giorno in giorno, e ovunque si ha la percezione di una sfiducia, di un disincanto e anche di un'angoscia dei cittadini, di una fuga dalla democrazia. Beh, la congiunzione di questi elementi
caduta della credibilità dei partiti, disperazione sociale, nel passato ha prodotto guerra e dittatura. Tra gli anni 20 e gli anni 30 in Europa è accaduto esattamente questo. La crisi della Repubblica di Weimar in Germania, la crisi dell'Italia giolittiana ha portato al fascismo e alla guerra. Lo dico perché bisogna stare attenti. Quando la crisi democratica e la crisi sociale si incrociano, allora sono dolori. Per questo la sinistra non è soltanto oggi la bandiera dei diritti, è la bandiera della salvezza della democrazia attraverso una iniezione radicale di giustizia sociale. Questo è il punto. L'ondata dei grillini è soltanto un malcontento, un senso di antipolitica, o c'è molto altro? Ma i grillini sono, quando esprimono, diciamo, esperienze di lotta nel territorio oppure una sensibilità di passione civile, vanno guardati con attenzione, con rispetto. Ogni domanda di cambiamento, comunque si esprima, deve essere guardata come un filo d'erba. E siccome attorno a noi c'è il deserto, ogni filo d'erba è prezioso. Altro il discorso di Grillo, che è un discorso, diciamo così, anche con elementi enfatici, pesanti, con un tasso di demagogia urlata. Io non penso che una bestemmia salverà il mondo, penso che una diffusa consapevolezza e una bella passione salverà il mondo.